Benvenuti a questa lezione sulla globalizzazione. La globalizzazione è quell'insieme di fenomeni economici, culturali, politici, sociali che caratterizzano il mondo contemporaneo tendendo ad uniformare il commercio, le culture, i costumi e il pensiero. Insomma, lo scambio planetario di beni, servizi, idee, conoscenze, mode, svaghi, abitudini è questo fenomeno che oggi viene denominato globalizzazione. Il mondo quindi diventa un villaggio globale. La globalizzazione può essere di tipo economico, che consiste nella crescita e nella diffusione di industrie multinazionali, cioè che lavorano e hanno sede in diverse nazioni del mondo e che quindi diffondono merci prodotti nei diversi paesi in tutti gli altri paesi del mondo. Può essere anche culturale, cioè vuol dire consiste nel far conoscere e far convivere culture e religioni diverse. Può essere politica, vale a dire il controllo della politica delle diverse nazioni del mondo. Come avviene questo controllo della politica di queste nazioni nel mondo? Attraverso delle organizzazioni internazionali. Ne vediamo alcuni esempi. Le principali organizzazioni internazionali sono l'ONU, l'Organizzazione delle Nazioni Unite, che ha il compito di garantire gli equilibri tra le nazioni e il rispetto dei diritti civili, la NATO, North Atlantic Treaty Organization, che ha il compito di difendere i paesi appartenenti in caso d'attacco, l'UNICEF, che è il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia e che ha il compito di difendere i diritti dei bambini, e la FAO, l'Organizzazione dell'ONU per l'Alimentazione e l'Agricoltura, che ha il compito di creare un mondo senza fame, dove le risorse economiche e cibo è equidistribuito. Da ultimo, la globalizzazione è anche tecnologica, cioè la diffusione nel mondo dei mass media, tramite i quali noi sappiamo in tempo reale cosa accade ovunque. Ecco quindi una breve e sintetica panoramica di quel fenomeno che oggi viene chiamato globalizzazione. Vi aspetto alla prossima lezione.